Francesco Dinacci, candidato a sindaco del Partito Democratico, nonché della futura coalizione che si sta creando. Raggiunto il quorum degli iscritti e così le primarie non si fanno più. Sì, lo ha anticipato, si è trattato di una grande manifestazione di democrazia, un evento che fino a qualche giorno fa sembrava quasi quasi a rischio, una consultazione vera, autentica, in cui donne e uomini iscritti al PD sono venuti e hanno scelto liberamente un percorso. E fammi dire che questo è un grande attestato di forza per quello che resta il primo partito della città e quindi per me resta una grandissima responsabilità, nonché un onore guidare il primo partito nella futura campagna elettorale. Una coalizione che già qualche settimana fa aveva espresso in maniera molto chiara e nitida la volontà di non andare avanti con le primarie e di puntare sulla candidatura di Francesco Dinacci, candidato a sindaco. Ma no, la coalizione aveva indicato da mesi un percorso che a noi era chiaro, e cioè costruire una condivisione larga. La proposta che ha fatto il PD, di definire il campo dell'Alleanza Civica con l'associazione forze del cattolicesimo, della sinistra, ma anche forze liberali e moderate, è stata una proposta che ha rappresentato e che rappresenta oggi una novità, quindi per correttezza devo dire che ad ora resto candidato del essere i più distanti dal mercato politico che si è manifestato nella nostra città, fatta dal trasformismo, fatto anche da quella cattiva politica che ha alimentato cattive amministrazioni. Intendo dire che noi vogliamo scrivere la storia dei prossimi anni e che tutto quello che è stato fino ad oggi non dovrebbe più ripetersi. Noi non possiamo più assistere a consigli comunali in cui si viene eletti chissà perché, e poi a sindaci sfiduciati. Non possiamo più permetterci commissariamenti. Questa città ha bisogno di governo, di stabilità e quindi serve una nuova stagione. Un'ultima domanda, candidato. Come si è visto in queste settimane c'è stata, diciamo, una diatriba interna al partito. Ci sono margini di trattativa affinché il partito nella sua interezza possa andare convinto a questa campagna elettorale? Ma mi lasci dire su questo qualcosa in più. Il PD ha costruito questo progetto da anni, forse da 2 o da 3. Non è stata una questione squisitamente personale, almeno da parte mia. Io ho rappresentato, e gli iscritti hanno dato forza, un progetto di rinnovamento e di apertura. Dall'altra parte c'era un progetto distinto che non ha trovato consenso nel partito e che ha visto distante le altre forze del centro-sinistra. Io sono per dire le cose in modo chiaro, non per mandarle a dire. E credo che bisogna rappresentare io per primo il progetto che ha vinto e che dopo 3 anni di discussioni nel PD oggi si mette un punto per definire in modo chiaro quella che è la leadership nel centro-sinistra. Aggiungo, hanno caricato le primarie di toni oltre misura. Abbiamo visto, e me ne sono dispiaciuto, ma poi non più quando ho visto qualche altra intervista, che c'erano settori del centrodestra che
erano interessati alle primarie. Hanno forse sottovalutato le preoccupazioni di un presumibile rischio di infiltrazione e hanno sfidato il senso di unità che lega gran parte dei democratici. Hanno perso politicamente. Perché questo è il punto, non è che qui c'è stato qualcosa, diciamo, di personale, io contro uno, per carità. E hanno perso politicamente anche quando hanno caricato questa sfida di toni che non sono serviti, irresponsabili, con uno stile poco rispettoso dell'unità del partito, no? Alla fine ha vinto una proposta e penso che oggi questa proposta merita di andare avanti con grande rispetto, perché hanno votato oltre 3/5, circa 400 iscritti. Quegli iscritti, quegli uomini e quelle donne vanno rispettate. Noi non scegliamo candidati a sindaco né a Santa Lucia né con quattro capi bastone. Abbiamo fatto una consultazione vera, autentica. Viva Dio, diciamo, ora si va avanti e il PD di oggi è più forte di ieri.